Ci ritroviamo all'interno dello studio dell'avvocato Lorenzo Gatto. Non è Porta a Porta, non è Carlo Lucarelli, non è diritto penale, è pallacanestro, come tanti anni fa. Wisp Tremulini. Che cosa vuol dire per l'avvocato? Wisp Tremulini. Era una mia creatura, è stata una mia creatura, è stata la mia passione, è stato il mio divertimento ed è stato anche il mio sacrificio personale e familiare. Una passione che nasce da lontano. Nasce nel 1974, perché l'Wisp Tremulini non è altro che una derivazione della polisportiva Tremulini, che nasce nel rione Tremulini e nasce all'interno della parrocchia di San Salvatore. Questa polisportiva aveva varie discipline e c'era il calcio, la pallacanestro e la pallavolo. Io facevo calcio, il mio sport era il calcio, però ero molto attratto dalla pallacanestro, tant'è che facevo parte anche della squadretta della pallacanestro. E i nostri primi campionati sono stati col CSI, facevano parte di quella squadra Saverio Cipri, oggi che è un grande chirurgo nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Riuniti, Fabio Toma, Teotino, il povero mio cugino il dottore Lorenzo Gatto. Poi questa polisportiva si sciolse, il presidente era tale Mario Pedace, un simpaticone. Poi questa polisportiva si sciolse fino a quando nel 1984, quando c'era ancora l'Arci, Arci Wisp, non era solo Wisp, io facevo parte dell'Arci Wisp, l'abbiamo rimessa in funzione e abbiamo ripreso di nuovo i settori, pallavolo, pallacanestro e calcio. Beh, abbiamo fatto una serie di squadre e poi ci siamo buttati nella pallacanestro, perché abbiamo fatto il primo campionato della pallacanestro, se non vado errato, non ricordo precisamente le date, era il primo campionato di promozione nel 1984-85. Stracittadine, sfide in Sicilia, sì. Aneddoti, qual è l'aneddoto più bello dell'avvocato? Ah, ce ne sono tanti. Io posso ricordare il primo anno che siamo saliti, la sfida che abbiamo fatto a Righi con la Viola, era la squadra della Viola, anche se portava il nome del pello, era nata da Silvio Ielu. A Righi c'erano oltre 1000 persone. Ricordo che siccome noi aspettavamo un giocatore, Totò Sant'Ambrogio, che giocava nella pallavolo, no? Quindi lui era impegnato sia nella pallacanestro che nella pallavolo, e la sera dovevamo ritardare la partita. Ricordo che la mattina fecimo un sopralluogo per vedere di trovare, di guastare l'impianto per far ritardare, questo lo dico dopo tanti anni, ormai il reato è andato in prescrizione, per far ritardare la partita. Ricordo che uno degli arbitri era Chilà, uno dei fratelli Chilà, e ritardammo la partita fino a quando gli arbitri ci dissero che se non andavamo in campo avrebbero dato la partita persa a tavolino. Mi ricordo che nello spazio di un secondo i miei giocatori avevano già le magliette sotto le tute, erano già pronti. Nello spazio di un secondo arrivavamo in campo, però avevamo perso quella mezz'ora, quei 45 minuti che ci consentirono l'arrivo di Totò Sant'Ambrogio e la grande vittoria che poi ci portò direttamente in Serie D. Erano partite bellissime, c'era tutto un movimento molto più grande di quello che c'è adesso. Da fuori, da lontano, che cosa pensa l'avvocato del basket calabrese, chiaramente reggino? Oggi grande delusione. Oggi grande delusione sia perché io ho concluso la mia attività dopo 5 anni di comitato nazionale nella Federazione Italiana Pallacanestro, perché fui eletto negli ultimi 5 anni fui eletto nel comitato nazionale. E devo dire che è stata una politica sbagliata, perché è stata fatta una politica d'élite e non è stata fatta una politica di movimento, e i risultati sono questi. Anche Reggio Calabria, diciamo, a prescindere dalla crisi ormai sociale che ha investito la città ultimamente, ma già si vedevano i segnali allora, passata la passione del giudice Viola, passata la passione dell'ingegnere Scambia, poi la Viola ha perso appeal, sex appeal per i risultati, per la mancanza di soldi, per tutto, e quindi oggi il movimento, a mio modesto avviso, guardandolo da lontano, non esiste, e la federazione stessa italiana pallacanestro non lo permette, perché con tasse esagerate nei campionati e non dà la possibilità di formazione proprio. Il giocatore con più talento che è passato dalla canotta della Wisp? Giocatori ne sono passati tanti, talentuosi. C'era l'Abate,
c'era Sandro Parisi, Torino Nava, Petrone, Carlo Sant'Ambrogio, mi scuso per quelli che non ricordo ora, e c'era anche uno che è diventato oggi è un pubblico ministero d'avanguardia e fa parte della DDA, Stefano Musolino, che era uno dei più, all'epoca credo che fosse corteggiato molto anche da Benvenuti, perché era una delle promesse del basket reggino. Poi c'era Postorino, Enzo Postorino, il grande play Lombardo. Poi c'era di quelli che posso ricordare a mente genovese, il capitano Maurizio Scagliola. C'era tutta gente che giocava. Il canestro che l'avvocato porta sempre con sé. Il canestro fatto da Gigi Rossi nella partita di spareggio per la promozione in Serie D dopo che eravamo retrocessi, mi pare che fosse con PS, credo che fosse allo Scatolone, l'ultimo secondo, da metà campo nostra, tiro da tre punti, cioff. Sotto di due? Sotto di due. Incredibile. Progetti per il futuro, magari tra qualche annetto, se cambiano le regole, se cambia il sistema, una bella Wisp 2.0. Cambia. Dovrebbero cambiare tante cose, ma dovrebbe tornare di nuovo, diciamo, la volontà, la passione. Oggi preferisco guardarla in televisione, la pallacanestro. Il quintetto ideale? Il quintetto ideale, ci sono più di un quintetto ideale. Sicuramente pivot Petrone, Sant'Ambrogio, ala Carlo Sant'Ambrogio, guardia Tonino Nava, play Lombardo Musolino, guardia l'Abate, questi sono Postorino, Vincenzo Postorino, Paolo Gatto e poi per simpatia Tiberio La Camera, che è uno dei personaggi più simpatici che abbia mai avuto. Ma a proposito di Paolo Gatto, ma è vera la storia della cessione di Paolo Gatto per dei palloni? Le più cessioni di Paolo Gatto per i palloni per palloni e magliette, ricordo questo con piacere, perché finiti i tempi, diciamo, di ricchezza tra virgolette, poi gli scambi dei giocatori avvenivano sul materiale e quindi Paolo Gatto venduto per 15 palloni più una serie di magliette. Questi sono i momenti belli. Voi, facciamo un gioco, io dico un nome e lei mi dà un breve commento. Santo lo giudice. Sanguigno. Nuccio. Personaggio. Nuccio Geri. Simpaticissimo, incazzosissimo, bellissimo nel vedere quando c'è la partita. Maurizio De Marco. Ragazzo serio. Rideva poco, però si impegnava moltissimo. Adesso, anche qui c'è un piccolo aneddoto. Racconta la leggenda che Sasha Parisi cambiò scarpe, iniziò questa partita con le scarpe vecchie, dopodiché un primo quarto tranquillo, cambiò scarpe, una seconda parte di primo tempo disastrosa, mise da parte le scarpe vecchie dicendo: che cosa avete combinato, fate come le vecchie. Questo era Sasha Parisi. Sasha Parisi era il personaggio storico del Luis Supermarini, il pazzo per eccellenza, ma un gran fiuto del canestro. Non era così la storia. Com'era? E che com'era? Mise le scarpe nuove, non fece canestro. Dice: mi avete dato le scarpe, sicuramente avete fatto qualche fattura o qualche magia. Si riprese le scarpe vecchie, rimise le scarpe vecchie. Sarà una cosa pazzesca, però quelle scarpe vecchie gli fecero fare in quella partita. Nella seconda metà del tempo mi pare che arrivò a fare almeno 12 tiri da 3 punti, fatti tutti, centrati tutti. In bocca al lupo per tutto, speriamo di vederci presto sul rettangolo di gioco. Grazie mille. Grazie a lei.